In questo tutorial andremo a fare un piccolo refactoring della nostra configurazione in Ansible perché vedremo come utilizzare i roles, ovvero i ruoli, che è diciamo, una modalità che viene comoda quando vogliamo rendere il più riutilizzabile possibile la nostra configurazione o su progetti molto grandi, insomma, tramite i ruoli possiamo appunto a dividere meglio le varie componenti e le varie configurazioni del nostro sistema. Per farlo dobbiamo andare qui nella cartella roles che vediamo qui. Ah, se non l'avete vi basta crearla. Quindi entriamo nella cartella roles e usiamo questo comando Ansible galaxy init e andiamo a creare il primo ruolo che sarà my SQL. Ora se andiamo a vedere dentro lui, allora all'interno di ruoli dovrebbe aver creato una cartella chiamata MySQL. Esattamente, scusate. All'interno appunto entriamo nella cartella roles, lanciamo appunto il nostro comando ansible-galaxy init mysql. Ora come vedete all'interno ho creato la cartella mysql. Se andiamo a vedere cosa c'è nella cartella mysql, come vedete abbiamo queste cartelle: default, files, handlers, task, template, test e var. E ora andiamo ad aprirla dal nostro editor. Come vedete, riconoscerete già task e handlers, che sono già due funzionalità che abbiamo usato all'interno del nostro file di configurazione. E poi abbiamo appunto files, dove appunto possiamo caricare i file che vogliamo copiare, eccetera. E template appunto dove possiamo ricaricare appunto i nostri template che spesso sono punto punto J2, ma per capir meglio ora andiamo a vedere. Quindi qua noi abbiamo la nostra configurazione database, quella che abbiamo fatto nei tutorial precedenti. Quello che dobbiamo fare non è nient'altro che copiarci tutta la task, la cancelliamo da qui e andiamo appunto qui in roles mysql task main.yelmo e qui in yale.yelmo la andiamo a incollare. Poi aspettate che la formattiamo nel modo giusto. Stessa cosa facciamo con l'handlers, ce lo copiamo tutto. Andiamo qui nella cartella roles mysql handlers e ce lo includiamo dentro, cancelliamo handlers perché è già definito dalla cartella. Quindi ora abbiamo appunto nella cartella handlers main il nostro handler, nella cartella task roles task roles mysql task main.yelmo abbiamo appunto le nostre task. Siccome qui non abbiamo file da copiare, direi che per questo siamo a posto. Quindi quello che dobbiamo fare è andare qui in database yelmo, qui dove cancelliamo task, mettiamo roles, andiamo a capo, meno e gli diamo il nome della nostra cartella roles, quindi all'interno di roles abbiamo MySQL, quindi mettiamo MySQL e qui ci fermiamo e poi andiamo a verificare che la nostra configurazione sia corretta. Quindi dalla nostra cartella, dalla nostra root andiamo a lanciare dalla nostra root della folder. Andiamo a lanciare appunto database yelmo e vediamo che la nostra configurazione funzioni. Ora
non ci ritorni errori per vedere che insomma che nel riformattare va di là non abbiamo sbagliato niente nel copia incolla, insomma. Ok, come vedete qui è andato tutto ok, rientriamo nella cartella rules e andiamo a creare una seconda cartella, stavolta la creiamo per il nostro web server, possiamo chiamarla Apache 2.yelmo, no, Apache 2 basta, scusate, ma Galaxy, quindi Ansible-Galaxy init Apache 2. Ok, ora se andiamo a vedere la nostra cartella Apache 2, anche qui si ripropongono appunto tutte le nostre cartelle, quindi templates, task, eccetera, eccetera. Quindi torniamo nel nostro editor e andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto di là. Quindi, allora, chiudiamo qua MySQL, apriamo la cartella Apache 2 in rules, poi apriamo il nostro web server e andiamo a prenderci pezzettini che ci servono, quindi andiamo a prendere tutte le nostre task. Quindi ok, qui fino all'handlers, perfetto, ok, cancelliamo, andiamo in allora Apache 2 template task main, incolliamo tutto. E spostiamo tutti di qua, poi andiamo a comprarci l'handlers, andiamo a cancellare e andiamo nella cartella handlers di rules Apache 2 e incolliamo il nostro handlers qui. Fatto questo, non ci resta che andare qui in rules e anche qui appunto mettere Apache 2, quindi possiamo chiudere qua appunto nel nostro main. Andiamo a vedere se abbiamo altre funzionalità. Qui abbiamo, ok, quindi potremmo volendo spezzettare in due anche la nostra configurazione di Apache, perché ad esempio possiamo separare Apache e l'applicativo Node.js, quindi se vogliamo farlo sempre qui da rules facciamo appunto il nostro Ansible Galaxy init node, possiamo chiamarla demo underscore app, quindi anche qui andiamo a vedere. Come vedete abbiamo le nostre cose, le nostre solite cartelle che abbiamo visto anche prima. Quindi torniamo nel nostro editor e vediamo come spezzettare. Allora, vediamo come spezzettare la nostra app. Quindi qua abbiamo il main Yelmo di Apache e ora andiamo ad aprire il main Yelmo di demo app. Allora, installa Apache, lo lasciamo in Apache, assicurati che Apache sia attivo, lo lasciamo in Apache, installa librerie, lo lasciamo in Apache, installa Node.js, installa npm, copia applicativo, installa librerie npl, le mettiamo invece di là, quindi questo lo togliamo da qui e lo andiamo a mettere qui. Ok, poi abilita proxy i moduli Apache, li possiamo lasciare qui, anche HTTP, installa PM2, fai partire il daemon di PM2, lo facciamo di là,
quindi ok, poi copia virtualhost. Forse il virtualhost possiamo metterlo di là. Andiamo appunto a copiare la configurazione del virtualhost apposita per la nostra app, mentre disattivare il default virtualhost di Apache lo possiamo lasciare di qua, mentre l'abilitazione al virtualhost demo possiamo spostarlo di là. Possiamo spostarlo di là, quindi qua abbiamo, quindi qua dobbiamo aver tutto. Quello che ci resta da fare, ora ci restano da fare due cose. La prima è ovviamente andare in web server e aggiungere qua anche demo app, quindi nei ruoli di web server aggiungere demo app. La seconda cosa da fare, credo la più importante, è allora abbiamo due cose da fare. Quindi ok, qua Apache dovrebbe essere a posto, quindi possiamo chiuderlo. Mentre qui in demo app dobbiamo andare a spostare le cartelle dell'applicativo e anche il file di configurazione. Aspettate un attimo che forse ci siamo persi qualcosa. Allora, Apache 2, task main, install, abilita proxy, disattiva, assicurati che Apache sia attivo, quindi questo è ok. Copia app node, installa librerie, app demo, start daemon. Copia file demo.conf, lo abbiamo in demo app. Ok, ora ci sono. Quindi chiudiamo Apache 2. Quello che dobbiamo fare ora è andare qui in files, prendere il nostro demo.conf e spostarlo all'interno di files di demo app. Quindi questo ora dovrebbe esserci, sì. La seconda da fare è spostare la nostra app da demo a, anche qui a files. Quindi ora in files abbiamo demo, la nostra app praticamente, quindi questa qui copia demo app, come vedete. La prendo da source demo, che in automatico dovrebbe riconoscere che è in files, quindi non dobbiamo specificare la cartella files, o nel caso poi andremo a sistemarlo. E poi abbiamo appunto il file di configurazione di Apache, anche questo glielo copiamo da qui, copia file virtualhost, e quindi con questo dovremmo esserci. Forse anche qua possiamo togliere files, proviamo a togliere files anche da qua, altrimenti poi vedremo di rimetterlo. Perché credo che in automatico riconosca che qualsiasi cosa vada copiato si trovi qui, altrimenti lo andremo a sistemare. Quindi fatto questo, direi che possiamo andare a fare un test. Quindi usciamo da qui e andiamo a lanciare il nostro Ansible Playbook web server.yaml. Ok, qua ci ha dato un errore, ci ha dato un errore in web server alla linea 2. Andiamo a vedere che errore c'è in web server. Ah, ok, non avevo cancellato task. Allora andiamo un attimo a rimettere la cosa. Proviamo.
Fin qui tutto bene, vediamo ora come procede. Allora, la configurazione Apache è andata via liscio, ora guardiamo quella di demo app. Ok, anche la copia dell'app è andata bene, quindi il percorso era corretto, non occorre specificare appunto files. C'è l'installazione PM2. Ok, qua c'è stato un errore, ma perché PM2 era già installato sulla VPS che stavo usando. Quindi poi c'è demo app, anche a copia del file virtualhost è andata a buon fine, quindi sembra che sia andato tutto ok con questa configurazione. Quindi ora non ci resta che andare a fare il nostro load balancer. Quindi andiamo qui sempre nella cartella rules. Lanciamo il nostro Ansible Galaxy init nginx e quindi andiamo a prendere, allora chiudiamo demo app, andiamo a prendere nginx. Allora qui abbiamo appunto, allora, prima cosa andiamo ad aprire load balancer, ci copiamo tutte le nostre task. E andiamo a aprire appunto il nostro task in nginx all'interno di rules. Ok, qua vediamo se abbiamo un file da copiare. Ah, pa, restart nginx. Ok, configure nginx site template. Quindi noi qua abbiamo un template, il nostro file template nginx.conf c2 da spostare, quindi lo spostiamo dalla nostra cartella template principale all'interno di roles nginx template. Quindi questo dovrebbe esserci. Qua lasciamo la cartella template. Qua dovremmo essere a posto. Qua andiamo a cancellare il nostro handlers. Qua andiamo a creare roles, due punti. Nginx e come ultima cosa andiamo a copiare l'handlers, che appunto comanda il riavvio di Nginx. Ok, quindi andiamo subito a provarlo e vediamo che succede. Playbook, load balancer. Ok, anche Nginx è andato bene, quindi ora vi faccio vedere un'ultima cosa e poi possiamo concludere il tutorial, che
che è quello appunto di creare un unico file che poi ci richiama a tutta l'installazione, quindi non dobbiamo, senza evitare di fare prima Ansible Playbook Database, poi lanciare il load balancer, poi lanciare il web server, ma fare tutto con un unico con un'unica chiamata, appunto, con un unico comando per farlo appunto nella root del nostro progetto. Andiamo a creare un nuovo file, lo chiamiamo site.yelmo, potete chiamarlo come volete. E una volta fatto andiamo appunto ad includere i nostri file di configurazione. Quindi andiamo qui e facciamo include due punti, partiamo dal database, database.yelmo, poi includiamo il nostro server.yelmo e infine load balancer.yelmo. Ok, quindi salviamo e quindi facciamo un Ansible playbook site.yelmo. Come vedete, in sequenza appunto sta installando tutti i nostri playbook, tutti appunto i nostri playbook, e lo vediamo appena finito, insomma. Quindi appunto ovviamente segue la sequenza che gli avete dato, e quindi insomma con un unico comando poi potete richiamare tutte le configurazioni che volete, e per fare appunto una chiamata sola per tutto. Quindi per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace. Vi lascio ovviamente anche qui il repository del codice in descrizione. E niente, aspettiamo che qua finisca e poi ci vedremo al prossimo tutorial. Ok, tutto è andato come doveva e ci vediamo alla prossima.